L'ospedale Maggiore taglia il traguardo dei 1.000 interventi chirurgici urologici realizzati con il robot Da Vinci, la piattaforma più avanzata per la chirurgia mini-invasiva. Un traguardo raggiunto in 3 anni, annuncia la USL di Bologna, che nel 2019 ottenne il primo di questi robot, al quale un anno fa se ne è aggiunto un secondo, con il quale si è dato ulteriore impulso alla chirurgia urologica e non solo. Il millesimo intervento è stato eseguito su un paziente affetto da tumore al rene. Circa il 65% dell'attività di chirurgia robotica è rivolta a pazienti con patologie urologiche, in particolare i tumori della prostata, i tumori del rene e anche la chirurgia ricostruttiva. Ovviamente è una tecnologia cosiddetta mini-invasiva che comporta non pochi vantaggi per i pazienti, sia dal punto di vista funzionale che per ciò che concerne il decorso post-operatorio e il recupero. Tuttavia, questa tecnologia, grazie alla magnificazione ottica, alla possibilità di avere dei device che hanno una mobilità superiore a quella, della mano, del chirurgo, ci consentono di fare degli interventi molto più precisi. Al termine dell'operazione, l'equipe diretta dal dottor Sergio Concetti ha ricevuto la visita dell'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini, e del direttore generale dell'USL di Bologna, Paolo Bordon. Un traguardo raggiunto, spiega l'azienda sanitaria, grazie all'incremento delle operazioni eseguite in ciascuna seduta, anche per accelerare il recupero delle liste d'attesa. Al momento, l'USL di Bologna conta 2.680 pazienti in attesa di un intervento urologico, di cui 476 classificati in classe A di priorità. Nonostante la coda dovuta alla pandemia, ci tiene a precisare l'azienda sanitaria, nel 2022 l'urologia ha effettuato 2.827 interventi, di cui 1.020 al maggiore ad alta complessità, 375 robotici e 1.807 di medio-bassa complessità a San Giovanni in Persiceto.